Chiediamo al Signore che anche oggi la Sua parola possa trafiggere il nostro cuore, nel senso di lasciare un segno, nel senso che ogni volta messi davanti alla Sua parola, al suo cuore, noi possiamo pian piano cambiare il nostro. Non è così facile cambiare il nostro modo di essere, di vedere, di pensare. Ma il Signore ha pazienza. Il Signore non ci chiede quante ore preghiamo, quanta carità facciamo. Il Signore ci chiede di guardare a Lui e pian piano di fare quello che fa Lui. E poi un giorno, per grazia, ci troviamo cambiati. Così hanno fatto i discepoli. Non sono diventati automaticamente come Gesù. Anzi, Giovanni oggi dice: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ecco Giovanni, no? Ha visto Gesù, è stato chiamato da Gesù, ha vissuto con Lui giorni e notti con Gesù. Eppure non è ancora come Gesù, nello stile, nella parola, nell'esempio. Infatti dice: perché non ci seguiva, cioè non seguiva noi. Non era alterato perché non seguivano Gesù, non seguivano te, ma non seguiva noi. Com'è facile che noi ci sostituiamo al Signore, che quello che pensiamo noi sia giusto e sia secondo quello che vuole il Signore. Cioè tante volte anche nella fede, purtroppo, anche nella carità, purtroppo, siamo autoreferenziali. Gli altri devono fare quello che ci sembra giusto a noi. Ecco, il rischio è grosso, perché poi costruite le cose su di noi non stanno in piedi. Le opere che sono costruite su di noi e su quello che pensiamo noi, anche se hanno una partenza buona, anche se hanno un desiderio buono, non reggono, perché si regge solo quello che è nel nome di Dio, solo quello che è per il suo nome e nel suo nome. E allora, diceva giustamente Charles de Foucault, noi possiamo costruire anche grandi ospedali, grandi case di cura, ospizi, ma se li costruiamo per il nostro orgoglio e per manifestare quanto siamo capaci e bravi, alla fine non metteremo dentro amore in quelle mura, non metteremo dentro il nome di Gesù in quelle mura. E allora le persone rimarranno sempre e comunque aride, prive di vita. Ecco invece quello che deve cambiare nel nostro stile. Bisogna indicare Lui. Bisogna indicare Gesù Cristo. Perché noi non salviamo nessuno. Il Salvatore può essere solo Lui. Allora, quanta responsabilità abbiamo? Proviamo a chiederci, quando abbiamo delle persone che sono in difficoltà, davvero sappiamo indicargli il luogo, la persona, perché possa questa persona trovare davvero ciò di cui ha bisogno?
sappiamo andare al di là della nostra persona e dire: io arrivo fino qui, ti posso indicare questa persona, questo luogo dove tu puoi accedere per trovare grazia, per trovare consolazione, per trovare indicazione. È come quando uno è ammalato, dire: vai da questo dottore, è capace, è bravo, ha esperienza. Cioè, è dare l'indicazione di una possibilità di vita. Quando ci sottraiamo a questo, ci sottraiamo davvero a una responsabilità che abbiamo come cristiani. Dobbiamo interessarci di quello che trovano i nostri fratelli, della sete e della fame spirituale dei nostri fratelli. Non siamo insieme per contarci quanti siamo insieme per amarci, convocati dallo Spirito, è un'altra cosa. Allora è bella la libertà di Mosè, che già nella prima lettura ascolteremo: fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Che libertà, che capacità di generare al bene, di essere fecondi, sapere qual è il bene davvero di quella famiglia, della mia comunità, e non temere che qualcuno prenda il mio posto, se questo qualcuno può esercitare davvero il bene meglio di me. Allora, io credo che quando il Signore dice: se il tuo piede è motivo di scandalo, taglialo, se il tuo occhio è motivo di scandalo, taglialo, dice anche una cosa importante, che tante volte noi cominciamo a scivolare nelle piccole cose. In fondo un piede, una mano ti permette lo stesso la vita, però non la completa. Allora, anche se una parte piccola di noi va mortificata perché abbia la vita attorno a noi, dobbiamo farlo. Se attraverso la mortificazione di una nostra parte di noi, di un nostro tacere, di un nostro servire, porta in realtà allo sviluppo di quell'opera, dobbiamo davvero metterci da parte. E dobbiamo stare anche attenti che tante volte si scivola sulle piccole cose, che tante volte non ci accorgiamo che abbiamo una parte di noi, piccola anche, che fa del male, che fa del male. E poi la ricerca dei segni. A volte i segni sono invisibili, li vede solo Gesù. Noi cerchiamo segni esteriori, ma tante volte accadono grazie interiori. Noi cerchiamo segni esteriori per dire quella persona vale, ma tante volte sono molto di più i santi in mezzo a noi che sono nascosti. Persone veramente grandi nel cuore, capaci di portare situazioni per anni incredibili. Ecco, tante volte anche noi guardiamo a ciò che è grasso, a ciò che è pomposo, a ciò che rindonda, e non guardiamo invece alla semplicità, a ciò che è magro ma è un tesoro nascosto, a ciò che è debole ma in realtà è forte nella preghiera, forte nella fede. Stiamo attenti anche noi di non guardare solo all'esterno, ma guardiamo al nostro cuore e al cuore degli altri. Cerchiamo di avere il cuore dei nostri figli, delle nostre figlie. C'è per avere in mano la persona,
avere in mano la persona. Quando tu conosci il cuore, hai la persona in mano. Ecco allora che abbiamo tanto cammino di conversione da fare per non essere d'inciampo alla fede e al cammino altrui, ma credo anche al nostro. Credo che abbiamo bisogno di correggere lo sguardo, di correggere davvero lo sguardo del cuore. E questa parola oggi ci dà la giusta indicazione.